Italian Blues River Festival, 15ª edizione. Amici di Brivio, benvenuti. Lo ammetto, questo per me, per Blackjack, per il sottoscritto è un sogno che si avvera, a riuscire a presentare questa bellissima manifestazione, una manifestazione che, lo ripetiamo, è alla 15ª edizione, qualcosa di bellissimo, perché riuscire a vedere una realtà di un genere musicale che, lo ricordiamo, è il papà di tutto quello che noi ascoltiamo oggi, che è forse una delle cose più importanti da dire, uno dei figli, degli unici figli legittimi della cultura musicale americana, un genere musicale nato interamente in America, lo ricordiamo, dagli schiavi che arrivarono nella zona del Senegambia, ovvero dal Senegal al Gambia in Africa, e arrivarono direttamente in situazioni, lo diciamo, lo ricordiamo, disumane, negli Stati Uniti d'America, e hanno creato qualcosa di meraviglioso. Ora, Brivio, mi sembra giusto in questo momento presentare una delle persone grazie alla quale questo festival esiste e riuscirà ancora per tanti tanti anni ad essere una presenza importante nell'ambito musicale nazionale e anche oltre. Il presidente di una delle associazioni di blues nazionali che diffonde e promuove il verbo di quella che per molti è la musica del diavolo. Il presidente di Italian Blues River, ladies and gentlemen, please welcome on the stage Franco Lo Monaco. Buonasera Franco. Grazie Jack. Allora, mi corre l'obbligo, intanto subito presento il presentatore, perché qualcuno magari non lo conosce, però lui è abbastanza noto, Jack Chiarella. Lui conduce trasmissioni radiofoniche da anni, è un appassionato di musica nera. Di tu quali sono le stazioni radio che segui? Sono due in modo particolare, fisso dal 2007, since 2007, Radio Cernusco Stereo in blu a Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano, e dal 2014 sono entrato nella grandissima famiglia di Radio Popolare, dove continuo ovviamente a parlare di black music, ma non solo, anche di tante altre cose. Fategli un applauso per favore. Allora, a me corre l'obbligo invece di cominciare a ringraziare di cuore intanto il comune di Brivio, che ci ha concesso ancora questa possibilità. Questa è la 15ª edizione, un numero tondo, ci fa piacere ricordarlo. Nella nostra storia abbiamo fatto tante belle cose, poi Jack vi spiegherà qualcosa in più su questa 15ª edizione. Poi volevo ringraziare la Proloco di Brivio, senza la quale non riusciremmo a fare questo festival. Grazie Romeo, soprattutto che ci aiuta molto, e suo figlio. E poi volevo ringraziare tutti i volontari che hanno messo la loro energia e la loro forza fisica nel mettere in piedi tutto ciò. Ecco. Il cibo, abbiamo questa sera, come vedete, sta funzionando alla grande il servizio di ristoro dall'Osteria del Brau. Vi invito a occuparvi e a seguire la fila e andare a bere l'ottima birra che servono. Inoltre hanno anche degli hamburger e delle altre cose buonissime da mangiare, quindi fate un applauso anche a loro perché se lo meritano. Io approfitto per avere ancora un attimo qui Franco per ricordare due cose fondamentali. Prima di tutto, Italian Blues River è un'organizzazione no profit che, come tutte le grandi manifestazioni che si occupano di generi musicali che hanno bisogno di linfa vitale, hanno bisogno di un minimo di aiuto comunque da parte di tutti voi. Qui alla mia destra vi è un bellissimo banchetto dove trovate tantissime cose, trovate le magliette, trovate la possibilità di iscrivervi ad Italian Blues River, quindi mi raccomando, ho fatto la valletta, ho fatto le voilà. Fa vedere la maglietta, bellissima tra l'altro, questa maglietta è stupenda, e tra l'altro avete la possibilità, a offerta libera, di portarvi a casa per ricordo anche la locandina
di questa edizione, che è quella che vedete qua in basso. Con esatto. Il manifesto grande e la locandina a tre. Esatto, comunque li avete qui in basso. E oltretutto ricordiamo che le grandi associazioni pubblicizzano anche dei grandi eventi. Io l'ho pubblicizzato ieri sera in provincia del VCO, del Verbano Cusio Ossola. A partire da domani inizierà il Lameno Blues Festival, quindi mi raccomando, se vorrete accorrete numerosi, perché c'è veramente tanto tanto da divertirsi. Il blues è una grandissima famiglia, questo è assolutamente da dire. Sì, e i soci di Italian Blues River ad Ameno Blues Festival hanno lo sconto sugli spettacoli a pagamento, quindi se fate la tessera avete anche questa possibilità, oltre che avere una maglietta a meno prezzo e aiutare l'associazione come si deve. C'è un'ultima cosa prima di presentare la prima delle due band che saliranno sul palco questa sera, che tra l'altro è di una zona che io adoro in modo particolare, che è la Bergamasca, almeno il fondatore. E quindi c'è una domanda che ti volevo fare, Franco. 15ª edizione, un'edizione molto particolare, c'è un motivo per cui è veramente così particolare? I musicisti, oltre a suonare comunque le loro produzioni, hanno una caratteristica in modo particolare. Che cosa devono fare? Cosa gli è stato chiesto di fare? Allora, gli è stato chiesto di riproporre alcuni dei brani dei famosi personaggi che Italian Blues River ha ospitato e al festival e nelle edizioni del Blooming Blues, particolarmente, dove parecchi artisti famosi, cito qualcuno, Johnny Winter, John Hammond, Kenny Wayne Shepherd. Tra parentesi, Kenny Wayne Shepherd avrà il nostro marchio, il suo spettacolo che farà il prossimo luglio, tra poche settimane, al Carro Ponte di Milano. Ecco, questi grandi musicisti che noi abbiamo invitato, abbiamo avuto l'onore e il piacere di ospitare, saranno riproposti dagli artisti che si propongono in questo festival, oggi e domani. Come si dice, Franco, grazie mille. Grazie a tutti voi di essere venuti e buon ascolto e buon divertimento. Come si dice di solito, è una bellissima tradizione quando si parla di blues provare a fare una introduzione all'americana. Quindi mi piacerebbe che i ragazzi in questo momento venissero qui. Ragazzi, fermo. Facciamo la presentazione proprio di no. Facciamo la presentazione come si deve, giustamente. Allora, quindi pettinati. Stiamo sforando. Esatto, pettinati. Fatti una pettinata. Ok. Ladies and gentlemen, please welcome on drums Gianluca Tilesi. And also on electric bass guitar, please welcome Luigi Sozzani. Uno degli strumenti forse più belli che esistano su questo pianeta. At the Hammond Organ, ladies and gentlemen, please welcome Cristiano Arcioni. Where's the man on the stage? E lui, signore e signori, è uscito con la sua band di recente con il suo album d'esordio. Quelli che avete di fronte a voi sono i musicisti. L'album si intitola Gararo Home, quindi alla chitarra elettrica, please welcome on stage Gabriele Sgarati. And now, obviously, introducing ladies and gentlemen, Gabriele Scaratti Band. Buon divertimento a tutti e benvenuti.